Gara, primo gol in campionato su azione, però decisivo per sbloccare il risultato. La partita si sta mettendo un primo tempo così così, non tanto bene. Sono contento, ma secondo me abbiamo fatto una buonissima partita anche il primo tempo. Abbiamo avuto delle occasioni dove potevamo sbloccarla, poi abbiamo sbloccato il secondo tempo, siamo partiti molto bene, abbiamo avuto parecchie occasioni e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria meritata. Fabrizio, raccontaci l'azione del gol. È stato bravo Dionisi a crearti lo spazio, tu ci hai provato da fuori, è una tua caratteristica, li stai provando soprattutto nel giro di ritorno spesso a calciare da fuori col mancino, magari con più convinzione puoi aumentare anche il numero delle tue reti, visto che questo è il tuo primo gol stagionale su azione. Cerco sempre di, se ho possibilità di calciare, calcio, se c'è un compagno messo meglio cerco di darla al compagno, poi oggi è andata bene che è entrata, speriamo che ne entreranno anche qualcun'altra. Fabrizio, questa è una vittoria molto importante. Settimo posto in classifica, mancano solamente 4 gare, siete consapevoli che l'obiettivo dei playoff è oramai vicinissimo e se nello spogliatoio vi siete creati altri obiettivi, ovvero quello di provare a migliorarlo questo piazzamento nei playoff? L'unico obiettivo è pensare una partita alla volta, poi arrivati all'ultima giornata vedremo quello che avremo fatto e poi da lì in poi si penserà al dopo. Quanto va trascinato il pubblico, che oggi era eccezionale, quindi l'avete sentito in campo, mi hanno dato una grossa mano. È una spinta in più e li ringraziamo perché è da tutto l'anno che ci supportano ed è bellissimo quando vedi lo stadio così pieno che ti spinge a dare qualcosa in più. A posto? Grazie. Grazie a voi.